Ciao. Hello. Io sono Kevin Cortella. I am Kevin Cortella. E tu stai ascoltando. And you are listening to. Future. Presente. Il podcast dove 10 minuti alla volta. The podcast where 10 minutes at a time. Scoprirai come la sua prima puntata potrebbe anche essere l'ultima. You'll understand how its first episode could also be the last one. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Scusate questo improvviso moto di pazzia, ma guardando fuori dalla finestra non mi veniva in mente canzone migliore con cui intrattenervi in questo inizio di 31esima puntata. Una puntata che sto registrando in questa piovosa, se non piovosissima domenica, che però è assolutamente perfetta per introdurci in questa penultima puntata di Differenze Culturali. E il perché lo capirete tra un attimo. It's raining men, hey, hallelujah, it's raining men. Am I mad? No. Am I wet? Not either. I am inside my house and outside it's pouring down. But it seems so perfect to introduce the 31st episode of the podcast, which is also the second to last episode about cultural differences. Without further ado, let me explain you why. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Se non ve lo ricordate, che ci sto a fare io qui se non per ricordarvelo? I bambini e il loro rapporto con la natura. L'incredibile rapporto che viene favorito anche dai maestri da questo continuo rimanere immersi nell'ambiente finlandese, nei boschi. E quel legame nato da bambini sembra perpetuarsi fino all'età adulta. Un legame che non dipende nella maniera più assoluta dal meteo. Vi ho già parlato del motto finlandese che non esiste cattivo tempo, esiste solo un cattivo equipaggiamento. Ed è proprio durante l'autunno e l'inverno che questo motto viene personificato da ciascun abitante della Finlandia. Può esserci il diluvio, può esserci la bufera, può esserci meno venti, ma sono fuori ad allenarsi, a correre o semplicemente a fare una passeggiata. Indossano gli abiti adatti, molto spesso abiti di gomma, quindi abiti per i monsoni, potrei dire, e vanno. Il perché tanto di questo abbigliamento quanto della motivazione è presto detto. Anzitutto, la Finlandia ha un'altra caratteristica comune a tutti quanti i paesi del nord del mondo. C'è la luce per 6 mesi all'anno, ma poi c'è il buio per altri 6 mesi. E qui una precisazione è d'obbligo. Quando si dice 6 mesi, non si intende effettivamente 6 mesi. Pensateci, se ci sono 6 mesi di luce, ci sono anche 6 mesi di buio, non è che alla fine del 6° mese, come un interruttore, eccoci, buio e luce. Ci sono 2 mesi di luce totale, quindi oltre una certa latitudine il sole non tramonta mai per 2 mesi in estate, e viceversa in inverno, sempre a quelle latitudini, per 2 mesi il sole non si affaccia mai oltre alla linea dell'orizzonte. Però il resto dei mesi è un periodo di transizione. Un periodo forse tra i più duri, perché quando la luce comincia a scomparire, in Finlandia ho sperimentato anche la perdita di 15 minuti al giorno di luce. Il che vuol dire che veramente durante novembre tu vedi le giornate assottigliarsi. Al punto peggiore, perlomeno ad Espoo, dove io vivevo ed ero ancora fortunato, di avere l'alba verso le 9:30 e il tramonto verso le 2:30 tra di pomeriggio. Ma da Oulu in su, come detto, da diciamo dicembre-gennaio, il sole non si vede mai. E questo fa capire perché
forse è proprio lassù che sono nate le luminarie natalizie, il perché è così importante avere in casa questa luce, questa vita, al punto che ci sono case dove esistono vere e proprie lampade che simulano il sorgere del sole per favorire nell'organismo questa consapevolezza che sì, dai, più o meno ci siamo, almeno in casa c'è questa percezione, come con le piante, coi fiori, come si fa con le serre per far sì che queste continuino a crescere anche durante l'inverno. Inoltre, l'altra piccola caratteristica delle case finlandesi è la vitamina D. Una vitamina D che ovviamente supplisce a questa carenza di sole esterno, che si può trovare quasi in qualsiasi dimora finlandese. E non è raro che a centro tavola, invece che il cestino con le caramelle, i confetti o i cioccolatini, ci sia proprio un cesto di vitamina D e tu venga offerto di questo bene ogni volta che fai visita a qualcuno. Tieni, prendi un po' di vitamina D. L'alternativa, la panacea di tutti i mali è l'attività in generale, ma l'attività fisica nello specifico. Più una persona si mantiene attiva e meno a livello anche mentale questa persona subirà gli effetti del buio. Ecco quindi la prima motivazione per cui, nonostante il cattivo tempo, o meglio, nonostante il tempo, dato che non esiste cattivo tempo, i finlandesi sono sempre in moto, sempre in movimento. La seconda spiegazione che vi devo è: ma con questi abiti abbastanza colorati, gommosi addosso, l'italiano medio direbbe sicuramente: ma non si vergognano andare in giro così? Eh no, perché questa è l'altra peculiarità finnica, la mancanza totale sia di pregiudizi, che sono i peggiori, ma anche degli stessi giudizi. Come ho già detto, anche in sauna, quando ognuno è nudo di fronte all'altro, non esiste questo guardare all'altro con l'intenzione di giudicarlo. In Finlandia l'estetica è una componente, non è la persona. La persona è ciò che sta sotto quei vestiti. E ne ho avuto la conferma durante i miei primissimi giorni, quando per sbrigare alcune faccende burocratiche mi sono anche dovuto recare in banca. E lì una impiegata aveva capelli viola, piercing, tatuaggi. Ma la cordialità che ha dimostrato era una cordialità che gli impiegati in banca italiani che ho frequentato negli anni mai hanno avuto, nonostante il loro tailleur o il loro completo firmato da qualche importantissimo nome della moda italiana. Last time we ended the episode talking about the impressive relationship between children and nature, a bond that seems to last until they become adults. Because if there is a common thing in Finland during autumn is rain, and during winter is cold and snow. Nevertheless, Finnish people can always be found outdoor, training or simply walking or doing any sort of physical activity. They wear the proper gear. If you remember, I already mentioned that they say there isn't any bad weather, there is only bad gear. And they behave accordingly. Why they do so, it's very easy to explain. Finland, like any other country in the northern part of the world, suffers from 2 entire months of complete darkness in winter, and then in summer explodes during the 2 entire months of sunshine. And I know you may have heard 6 months and 6 months. But think about that. In order for there to be 6 months and 6 months, it means that in between there must be a transitional period of time. And because an year contains only 12 months, that's why there are 2 months and 2 months, and then the other months are a transition. But believe me when I say that transition in winter, it's really hard on your mental health. And that's why people in Finland, when they start seeing that the sun goes away, they react becoming active. Then they also take vitamin D, which is the other big help
if a person enters a house to visit, it is common for that person to be offered not a candy, not a chocolate, but a pill of vitamin D. Come on, friend, take some vitamin D here, let's party! Whilst performing these winter and autumn activities, Finnish can be seen wearing colorful and rub-made clothes in order to protect themselves. If you lived in a country like Italy, you would probably be thinking in this moment, aren't they ashamed to go around wearing such horrible, colorful, rub-made clothes? No, because in Finland, things like prejudice, judgment, and therefore shame don't exist. I already told you, in the sauna, we are all naked and nobody is staring at any other person around to suggest whether he or she should go to the gym or go on a diet and things like that. And the same occurs in any moment of their daily life. What they believe is clothes are just the appearance of a person, the exterior part of a person. But what matters is what is underneath, what the person really is inside. An extraordinary example for that happened on my first days in Finland, when I went to the bank and the clerk that helped me had purple-colored hair, piercing and tattoos. And if you lived in a place like Italy, never ever a person like that would be even admitted to an interview to become a bank assistant. Because in Italy you have to be wearing proper clothes. It doesn't matter if then you help people in a very poor way. Italy is all about appearance. Finland is all about people. Avete mai sentito parlare dei campionati mondiali di permanenza in sauna? Oppure di trasporto della moglie, di caccia alla zanzara e così via? Se la risposta è no, come mi aspetto, beh, vi invito caldamente ad essere qui venerdì per il prossimo appuntamento di Future Presente. Ciao! Have you ever heard about the World Championship of Permanence in the Sauna, or of the transport of the wife, or the throwing of the smartphone? If the answer, like I expect, is no, then be here on Friday to find out more about Finnish strange sports. Bye bye!